che cosa dice il ministro della giustizia, un brevissimo, brevissimo frame del ministro Orlando. Il vero punto non riguarda, a mio avviso, il tema del garantismo, riguarda il tema della proprietà privata. Noi vogliamo, a mio avviso, giustamente mettere in discussione il modo in cui la ricchezza si è accumulata. E la vogliamo mettere, secondo me la dobbiamo mettere in discussione anche quando è sproporzionata rispetto a quella che è la situazione attuale del paese, ma a maggior ragione quando la provenienza di quella ricchezza è una provenienza di carattere dubbio. Quindi io penso che la vera reazione non è dei garantisti ma dei tutori della sacralità della proprietà privata. Notizia dell'Italia o di Cuba questo? Non ho ancora capito. No, ha fatto un discorso da cubano, cioè dobbiamo togliere la ricchezza quando è troppa. Beh, non attacchiamo tutti i ministri che non si può difendere. No, cerchiamo di essere un po' sobri, ministro, guarda, però non ha detto qua che un magistrato può indagare su di te anche per anni, però poi nel momento in cui ti notifica il sequestro di tutti i tuoi soldi, perché tu sei bloccato, la tua famiglia è bloccata, la tua industria è bloccata, tu hai 10 giorni di tempo per analizzare tonnellate di faldoni e dimostrare come hai guadagnato tutti i soldi della tua vita, sì. Altrimenti se li fottono. Posso, cioè, tu dimmi se sì. La confisca normale. C'era già, non è che si sia inventato questo codice, per cui la cosa strana, Giordano, è che si accumulano delle fatti specie deliziose che sono diverse. Giordano, tu capisci che però se noi apriamo il fronte della sicurezza e dell'emergenza sociale, e se c'è l'emergenza sociale sui reati sessuali e c'è l'emergenza sociale sulla corruzione, allora la risposta della politica è misure preventive. Beh, no, però, perché non le mettiamo insieme? Ma no, perché c'è una certa differenza. La dichiarazione del ministro che hai fatto sentire è chiaro, c'è una via, come dire, giudiziaria al socialismo, quella. È un attacco alla proprietà privata che non ha nulla a che fare con le richieste di sicurezza degli stupratori. Si fa confusione volendo fare confusione, ma sono due mondi diversi. Quando io prima dicevo che a me preoccupa il sequestro preventivo, perché è un attacco alla proprietà privata che non ha nulla a che fare con la sicurezza e l'incolumità delle persone minacciate da vittoria. Parliamo se volete di diciamo tra pochissimo di quello che ha appena detto Giordano, anche se era rivolto a tutt'altro, perché parliamo di socialismo reale, quello cinese, e di imprenditoria, che è quella italiana. Cosa c'entrano le due cose insieme? Lo vedrete con Marco Tronchetti Provera. Azionisti suoi sono i cinesi. A tra pochissimo l'intervista di Matrix.